quella su Facebook. Questo video. 71.689 società, 1.387.000 iscritti e 11 milioni di aspiranti calciatori. Da oggi per molti di loro sarà più facile farsi notare. FB Player è la piattaforma social e strumento per affermarsi nel mondo del calcio professionistico. Basta accedere al sito, iscriversi e caricare un video in cui mostri le tue qualità. Viviamo in un mondo digitale, quindi è normale che anche lo scouting diventi digitale. E la cosa divertente è che poi sono i ragazzi stessi a selezionare i migliori. Lì altri ragazzi già entrati nel mondo del professionismo guarderanno e valuteranno le caratteristiche di ogni presunto talento pronto a porsi in gioco. La cosa bella sarebbe riuscire veramente a trovare un talento con questa formula diversa. Attraverso le loro valutazioni sui coetanei verranno selezionati tra tutti quelli che si sono candidati 4 ragazzi. Dietro l'angolo è pieno di ragazzi di talenti che magari non hanno la fortuna di cogliere l'opportunità. Ho iniziato subito a pensare che magari forse avessi sfruttato questa opportunità al massimo. Sei l'unico che non ha parlato. Un giocatore di questa società. Penso che sia una prima tappa per diventare qualcuno di importante. No, dico qualcosa. Ah, sì, per fortuna. Per loro, grazie al format For Talent, ecco la chance di vivere una straordinaria giornata all'interno di un centro sportivo, di un club calcistico italiano. Andremo su quel campetto, ci divideremo due a fianco della porta da questa parte e due dall'altra parte, in diagonale. Passaggio, trasmissione, vado ad attaccare, si gioca uno contro uno. Buon lavoro. Qui verranno sottoposte ad una serie di test fisici, attitudinali e tecnici, chiudendo il tutto con la parte tattica, una partita assieme ai ragazzi del settore giovanile ospitante. Hanno un ritmo molto più alto rispetto a magari dei dilettanti come ho giocato. Non ero abbastanza pronto magari dal punto di vista atletico. Non ho trovato molta difficoltà. È stata una buona gara. Qualcuno, a loro insaputa, con un ruolo top, li sta osservando. Benissimo. In ogni puntata un gruppo di professionisti spieranno le prove dei ragazzi, tra loro responsabili del settore giovanile. Parliamo di ragazzi giovani che devono ancora scoprire quello che è il mondo lavorativo del calcio, quindi il futuro deve essere loro. Il mister della prima squadra. Questo era un provino così, un po' tipico rispetto ai classici provini. Provano un'emozione nuova, provano anche loro già a sentirsi un po' protagonisti. E un ospite VIP universalmente riconosciuto come gloria calcistica. A dire la verità non so chi potrà incontrare, però sicuramente sarà una persona che ha avuto un grande ruolo nel calcio italiano. Io guardo sempre la loro naturalezza, come giocano. Un bel sinistro piccoletto. Sì, sì, sì. Se quel ragazzo può crescere un po' e mettersi un po' di muscoli, perché di Zola ce ne sono pochi, eh. Sì. Vedi come è entrata la palla, sempre sotto la suola alla porta. Sì. Noi con Attilio e Gianluca abbiamo fatto delle riflessioni, però volevamo ascoltare un po' voi. Per quanto riguarda i test fisici sono andati abbastanza bene, soprattutto un paio di ragazzi che hanno qualità. Siamo combattuti anche noi. Saranno i nostri due combattuti. Probabile. Bisogna scegliere solo uno. E non sarà facile. Al rientro negli spogliatoi i quattro se li troveranno davanti e sarà il momento della verità. Solo uno di loro avrà la possibilità di proseguire negli step successivi con la società che li ha ospitati e forse dare inizio al proprio sogno di futura star del pallone. Che figata, è bellissimo, lo dirà mamma. Mamma l'ha già visto. Papà? Papà anche. Sì? Sì. Tre no, non penso. Cosa ne pensi di questo film? Ah, figata! Bello? Sì, meglio di quelli che fai tu. Che cattiveria! Cosa diresti? Stai parlando in modo strano. Che sì, questo è un modo strano. Quando ci guarda, non fanno fare il dispettito. Cosa fai? Niente! Sei impazzita? No! Lo sapevo! Lo sapevi! Lo sapevo che mi prendevi!
Ti sei ingegnato proprio. Ce n'è una anche la Virgo. E quella era anche in vita. Però è diventato bello perché è una reazione spontanea, vedi? Se ti avessi detto, oh, dobbiamo fare il video, non l'avessi mai fatto. No, appunto. Quindi niente, Fabio, ti ho fregato. Ho fregato spudoratamente. Te l'aspettavi di trovare la telecamera nascosta? Sì. Sì? Però non l'hai vista, come sta cosa. Quando ti ho detto c'è la telecamera dietro, qual è stata la tua reazione? Guardata dietro. Abbiamo detto già prima, è bello il filmato, ok? Ti è piaciuta questa esperienza a Cremona, fa? Sì. Allora vi consiglio a tutti quanti i ragazzi di iscrivervi su. Incredibile, l'ha detto! Player. Su. Ciao a tutti!